quadro di Klee, che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato, dove ci appare una catena di eventi e gli vede una sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta aspira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Qualche volta cose stupide, niente di intelligente, sarebbe mai fatto. Se la gente non facesse qualche volta cose stupide, niente di intelligente sarebbe mai fatto. Perché non vuoi ammettere che non ci sono rinoceronti in questa stanza? Perché, professor Russell, il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose. Guarda tu stesso. Io ti dico che è un fatto che non ci sono rinoceronti in questa stanza. La questione è metafisica, non è? Pensavo che la filosofia avrebbe mosso con il prossimo grande passo, ma adesso non ne sono più così.